Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Un vortice di bassa pressione di origine atlantica ha ormai raggiunto il nord e il centro Italia, apportando forti precipitazioni, in particolar modo lungo tutta la fascia tirrenica. Questo vortice ha attivato forti correnti caldo-umide direttamente dal Nord Africa, le quali in queste ore stanno investendo tutto il sud della penisola con venti forti, piogge sul lato tirrenico e temperature in alcuni casi quasi estive. Nelle prossime ore insisteranno condizioni di maltempo su tutto il centro-sud, con precipitazioni in estensione anche al versante adriatico. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per sabato 15 ottobre. La giornata si presenterà coperta su tutti i settori ionici della Puglia e della Basilicata, con possibilità di nebbie o nubi basse al primo mattino tra Materano Ionico, Murge e Tarantino. Sulle restanti aree, cieli poco nuvolosi. Rischio di precipitazioni a partire dal pomeriggio sul Potentino e in estensione verso la Puglia centro-settentrionale. Durante la sera brevi rovesci insisteranno ancora sul Salento. Attenzione al vento che soffierà forte di scirocco con raffiche fino a 50-60 km/h su tutto l'arco ionico, Murge, rilievi della Basilicata e sul Salento. In attenuazione dalla sera a partire dalle aree a nord. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie nelle massime, con punte di 25-26 gradi sul Tavoliere e lungo le coste adriatiche. I mari, molto agitato lo Ionio e il canale d'Otranto, mosso invece l'Adriatico. Oggi, per la consueta rubrica La foto del giorno, ringraziamo il nostro telespettatore Jonathan Fiorita per questa bella foto che immortala un pomeriggio autunnale sul centro abitato di Copertino, in provincia di Lecce. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.